Cominciamo con il secondo appuntamento del pomeriggio. Quindi attraversiamo la Manica e arriviamo in Calabria. Abbiamo lasciato la Sicilia, che adesso è fuori che si prende il caffè, e invece l'ha già preso la Calabria. Quindi riprendiamo con Obiettivo Calabria, Carlo Lucarelli, ovviamente, che si fa la maratona, adesso invece in compagnia di, adesso perdo tutto ma me lo tengo qua, di Antonio Talia, reggiano, ex giornalista, ex corrispondente da Pechino, si è occupato di riciclaggio di denaro sporco tra Italia e Cina, di gang della Svezia, di giudaismo in Indonesia, di opere illecite a Hong Kong, collabora con Radio 24, ma soprattutto è l'autore di questo libro che si chiama Statale 106. La Statale 106 è una strada tra Siderno e Reggio Calabria, ma insomma parlerà meglio lui del libro, visto che è uno degli obiettivi del nostro, come dire, incontro di oggi, insieme a Vincenzo Chindamo. Vincenzo Chindamo è il fratello di Maria Chindamo, imprenditrice scomparsa nel 2016 e mai ritrovata a un anno dal suicidio del marito. Aggiungo questa piccola cosa perché non è indifferente, diciamo, questo dato. Quindi Vincenzo Chindamo è un testimone nonché, diciamo, impegnatissimo in questo periodo proprio. Avrete visto dai giornali, proprio in questi giorni è molto presente Vincenzo Chindamo, perché proprio sono proprio in corso le indagini su Maria Chindamo, perché non è ancora stata ritrovata, e quindi è una testimonianza estremamente importante perché è quanto mai istantanea, proprio in corso. Io vi ringrazio di essere qui, vi ricordo che dopo ci sarà il panel su Andrea Camilleri con la professoressa Giovannelli e con Lorenzo Fazio di Chiare Lettere, e a seguire poi a Spazio Eco Escobar el Padron, dalla graphic novel di Giuseppe Palumbo, ma casomai in chiusura poi ricordo di nuovo tutto, perché adesso dobbiamo un po' correre, visto che sennò il pomeriggio avanza e abbiamo tante cose da dire. La parola a Carlo. Eccomi qua. Allora partiamo subito, anche qui abbiamo, no, un argomento, il nostro obiettivo Calabria, che poi svisceriamo, e partiamo, no, ma non solo come pretesto, voglio dire, come occasione, da un libro, e questo, come è stato detto, Statale 106, Viaggio sulle strade segrete dell'Andrangheta di Antonio Talia, che io considero un libro veramente bellissimo, geniale proprio, te lo devo dire proprio da lettore. Perché ha una chiave per raccontare cose che, come abbiamo visto prima, sono complicate, sono strane, sono diverse da quello che è il nostro normale immaginario, però lo fa proprio attraverso quell'immaginario lì, e con una chiave che è quella del viaggio, che è bellissima. Vi leggo, per dire lo spirito che mi ha conquistato fin dall'inizio, la quarta di copertina, che è un pezzo, no, del libro. Crescevo leggendo i romanzi gialli che mia madre lasciava in giro e il quotidiano locale di mio padre, pieno di dettagli sull'ultima esecuzione. Nella mia testa Sherlock Holmes e Philip Marlowe davano la caccia a Nano Feroce e indagavano sulla morte di Ludovico Ligato, mentre il resto d'Italia guardava quello che stava succedendo a Reggio Calabria con orrore e disgusto, o l'indifferenza del lasciate che i terroni si ammazzino tra di loro. Tutto quello che sapevo era che nella mia città morire uccisi a colpo di pistola era una cosa assolutamente ordinaria. È un taglio questo, bellissimo, appassionante, affascinante, per raccontare un mondo fatto attraverso un simbolo geografico, no? Che è questa strada, che si ramifica non soltanto in una regione, ma in un universo spazio-temporale, perché riguarda, come il racconto che viene fatto, non soltanto quel posto lì, naturalmente, ma riguarda tutta l'Italia, poi comincia a riguardare tutto il mondo, poi si apre a svariate dimensioni, che secondo me è affascinante e bellissimo. Ed è vero che c'era questo tipo, no, di immaginario. Io mi ricordo una volta un mio amico giornalista che faceva gli esami, no, per l'ammissione all'Ordine dei giornalisti, una volta intervista un giovane praticante calabrese e gli dice: quanti sono i morti a Reggio Calabria quest'anno? E lui dice: non lo so. E l'altro dice: ma come non lo sai? Sei un giornalista di cronaca e non sai quanti sono i morti a Reggio Calabria? E lui gli dice: non lo so, perché per venire qua da Reggio Calabria mi sono preso 3 giorni di ferie, manco da giornale da 3 giorni, quindi non lo so quanti ne hanno ammazzati nel frattempo. Allora parliamo di una situazione, no, che è impressionante. Cosa racconta il tuo libro, Statale 106?
E perché scegliere questo modo per raccontare tutto questo enorme universo? Allora, grazie intanto e grazie di essere qui. La statale 106 è una strada che collega Reggio Calabria a Taranto, quindi sono 400 chilometri, però io ho scelto di prenderne solamente 104, perché tra tutti i paesi che attraversa, immaginatevi questa strada con il Mar Ionio da un lato e poi le pendici dell'Aspromonte dall'altro, c'è una densità di fenomeni criminali che statisticamente credo che non abbia quasi uguali al mondo, perché attraversando questa strada, questi panorami anche abbastanza solitari, bellissimi in molti tratti, si attraversano dei paesi che poi hanno delle ramificazioni appunto che vanno un po' dovunque. Per esempio è in corso tuttora una guerra tra Montreal, Toronto e altre zone del Canada, che sta facendo almeno un morto al giorno e che ha origine proprio in un paese che sta sulla statale 106, che è Siderno, il cosiddetto Siderno Group, che è un gruppo di ndranghetisti che, come dire, ormai è la terza generazione in Canada. C'è un altro paese che è Platì, che è tristemente noto come la capitale dei sequestri di persona negli anni 70-80, però da Platì arrivano anche dei clan come i Barbaro, che stanno in Australia da anche lì da tre generazioni, e che per esempio sono al centro della spedizione del più grande carico di ecstasy di tutti i tempi. Parliamo di 4 tonnellate e mezzo, che al valore attuale sono all'incirca 200 milioni di euro. Viaggiando sulla strada si incontrano a molte altre situazioni di questo tipo, ovviamente San Luca con la strage di Duisburg, che è stata quella che ha fatto conoscere la parola 'ndrangheta a livello europeo. Conosco questi posti da quando sono ragazzino, li ho attraversati anche insomma con degli amici che sono anche qui presenti oggi. Ho pensato che provare a raccontare la portata internazionale del fenomeno 'ndrangheta avrebbe condotto necessariamente a quella che è un pochino forse la culla, la fonte originale, perché per varie ragioni storiche le cosche che come dire, sono più blasonate in qualche modo, hanno origine più o meno in tutta quella zona, e quindi ho pensato che provare a cercare di riconoscere il panorama mentale di queste persone, dove sono cresciute, che cosa vedono quando si affacciano alla finestra, e come hanno tiranneggiato invece tutte le persone oneste che abitano lungo questa strada, era l'unica maniera per poi provare a inquadrare un fenomeno, perché se no penso che insomma fra 10 anni, 20 anni staremo ancora qui a dirci chi ha sparato a chi, ma se non entriamo nella testa di queste persone capendo da dove vengono, non riusciremo insomma ad avere una chiave per decifrare tutto quanto. Continuo. Infatti la bellezza di questa cosa qui, di questo viaggio, che ha proprio un escamotage, come dire, stilistico, è quello del viaggio, no? Ti muovi chilometro per chilometro raccontando le cose, la bellezza di questo è proprio affrontare questo fenomeno da un punto di vista multidimensionale, veramente, perché è impossibile, l'abbiamo già visto, no? Riuscire a capire quello che succede se ti fermi esclusivamente a una cosa successa in quel territorio, perché poi vediamo che succede dappertutto. In modi, no, molto simili e contemporaneamente diversi. E lo stesso se tu ti fermi a pensare a quella persona come ormai ce l'hai in testa nell'iconografia classica, devi viaggiare veramente in maniera multidimensionale nella testa della gente, fuori in quello che succede, nel luogo in cui ti stai muovendo, sapendo che questa è una ramificazione che va in altre dimensioni, che arriva in tutte le parti del mondo e che va a toccare tutti gli aspetti della vita, no? Delle persone, quindi non esclusivamente quella cosa lì, ma un sacco di altri affari. È molto difficile, è bellissimo, è appassionante, è affascinante.
dà l'idea ovviamente che se vuoi contrastare quel mondo lì è così che devi pensare, cioè devi essere uno che contrasta le mafie dal punto di vista civile, no, come cittadino nostro, se volete dal punto di vista delle forze dell'ordine, della magistratura, della politica, ma che ha una ramificazione mentale così, se no se ti fermi al piccolo dettaglio non ce la fai. Come gliela raccontiamo questa cosa alla gente? Tu lo stai facendo, ti chiedo come lo facciamo? Credo che appunto parliamo di un panorama mentale, parliamo di una sottocultura, c'è una sottocultura per esempio delle armi che è molto diffusa in tutta la zona e in qualche modo parliamo di una sottocultura che si oppone a quella che insomma invece è l'esistenza normale. Per esempio fra loro, loro si dicono spesso, c'è cioè un modo di dire che è anche velatamente minaccioso, no? Anzi, che tu non sai cosa sono i cristiani, cioè tu non sai chi sono le persone che hanno davvero, che sono davvero degne, che saremmo noi che siamo dentro questa organizzazione. Per loro tutto il resto, noi siamo dei civili, degli scemi che campano, che vivono delle vite ordinarie, anche se poi la realtà è che le vite davvero squallide sono quelle insomma, delle persone che sono dentro questa organizzazione. Quindi penso che per raccontarla si debba cercare di capire che è una sottocultura che si oppone e che sta fuori dalla civiltà democratica così come la conosciamo e che ci sono anche delle persone che ci sono cresciute, sono completamente immerse in questa cosa, non conoscono un'alternativa e forse oltre che raccontarla per fargli terra bruciata intorno, l'alternativa può essere appunto già cercare di prendere questi ragazzini che crescono all'interno di queste famiglie e fargli conoscere invece un'alternativa. C'è un progetto che sta andando molto bene della Procura dei Minori di Reggio Calabria in collaborazione con Libera e con la CEI che mi ha molto colpito perché adesso facciamo veramente un salto dall'altra parte del mondo. 3 anni fa stavo in Indonesia perché c'erano stati gli attentati jihadisti e ebbi modo di parlare con delle persone che facevano dei programmi di deradicalizzazione, quindi cercavano sostanzialmente di convincere questi guerrieri più o meno affiliati a gruppi terroristici che il loro modo di intendere l'Islam era una cosa che si poneva fuori dal canone. Ora, so che sembra davvero un salto quasi troppo vasto, però secondo me non è così strano pensare a questi processi come ai processi di deradicalizzazione anche nei confronti dell''ndrangheta. Cioè questi ragazzini che hanno conosciuto solamente quel sistema di valori possono essere invece educati a conoscere altro e questo programma sta funzionando anche perché cominciano ad esserci molte madri che sono cresciute all'interno dello stesso ambiente e ci sono stati una 70 di casi finora, il programma va avanti da 3 o 4 anni e ci sono state una 70 di casi di minori che vengono strappati al contesto e che vengono appunto con su richiesta delle madri, quasi sempre delle madri, c'è stato un solo padre che ha chiesto per il figlio, insomma ha fatto domanda per aderire a questo programma. E, dicevo, attraverso questo programma si può far conoscere appunto che c'è un'alternativa e forse la maniera di raccontarla secondo me è questa, è un sistema di valori negativi completamente opposto al nostro e che però come vediamo cerco di raccontare nel libro poi inquina la vita sociale e civile un po' dovunque perché poi insomma lo avete raccontato anche prima di imprenditori e di uomini d'affari che sono più che disponibili a entrare in questo meccanismo, insomma ce ne sono stati in Emilia, ce ne sono in Lombardia e ce ne sono anche all'estero. Giustamente.
È un sistema di valori, come abbiamo visto, che inquinano tutti gli aspetti della vita, che inquina e va a colpire persone di tipo diverso. È un curioso sistema di valori sottovalutato molte volte. A me viene in mente, ho pensato così la prima volta che l'ho visto, uno degli episodi dei Soprano, vi ricordate? C'è Tony Soprano che è sotto inchiesta da parte dell'FBI, poi a un certo punto c'è l'11 settembre, si sposta tutto sul terrorismo, Tony Soprano diventa addirittura un informatore, anzi, quelli dell'FBI gli dicono non ci interessate più voi della mafia, ci interessano i terroristi, senza pensare che tutto sommato è poi la stessa cosa, voglio dire. E le cose no, che noi abbiamo, l'allarme che abbiamo nei confronti di un terrorismo che cambia la testa delle persone, che ti porta un tizio a saltare per aria dove tu stai prendendo il caffè, oh mio Dio, gente innocente, tutto sommato è quello che fa la mafia uguale, nello stesso modo. Allora, adesso vengo a Vincenzo Kindamo, che come è stato presentato prima, è il fratello di Maria Kindamo, che è un'imprenditrice calabrese, che un certo giorno, il 6 maggio del 2016, sparisce, ed è un tipo di imprenditrice, non solo calabrese, italiana, dico di un certo tipo un po' particolare, no? Diverso da quello che ci aspettiamo molte volte, e dei tipi di persone che abbiamo raccontato qua. E io vorrei cominciare a chiedergli la storia, sia di sua sorella e del perché ne stiamo parlando qua. In Calabria si può morire per amore, perché a volte è proibito amare, oppure perché si devono amare solo certe persone. Le donne non sempre sono libere di vivere i sogni e i sentimenti. Può accadere che vengano date in spose ancora ragazzine a uomini scelti per loro da altri e che divengano madri giovanissime, vivendo un'intera esistenza di privazioni e rinunce. Una donna può essere uccisa perché ha il coraggio di ribellarsi alle violenze fisiche e psicologiche, perché sceglie di rompere con le regole imposte da una subcultura mafiosa che insegna loro solo ad obbedire e a stare zitte. Una donna trova la forza di opporsi alle regole quando incontra l'amore. Quello vero non è schiavitù, ma condivisione, che è contaminazione di corpo e di anima, e non costrizione in silenzio. Nel mondo dell'andrangheta, nell'inferno della mentalità mafiosa, l'amore non esiste, e le donne se ne accorgono, e scappano via, cercando la libertà. Alcune fuggono via solo seguendo la scia luminosa del pensiero e delle emozioni sopite. Altre lo fanno per davvero, sfidando le famiglie, gli amici, l'intera comunità. Sanno di correre dei rischi, conoscono i meccanismi della calunnia collettiva e dell'isolamento, ma preferiscono la libertà dell'amore alla schiavitù esistenziale. Maria immaginava di essere finalmente felice. Amava i suoi figli, la mamma, il fratello, e si sentiva forte. Loro non l'avrebbero mai abbandonata. Aveva sofferto, s'era piegata alla crudeltà della vita, ma aveva trovato la forza di rialzarsi. Non pensava di poter incontrare la morte in un giorno di primavera. Quella, per lei, era una mattina normale, una giornata di lavoro. Uscita da casa, pensava già alla sera che avrebbe trascorso con i suoi, raccontandosi che cosa era accaduto, com'era andata, che cosa avrebbero fatto il giorno dopo. L'hanno aggredita davanti a un cancello di ferro. L'hanno picchiata selvaggiamente fino a stordirla. Poi l'hanno portata via. Per sempre.
nessuno sa dove sia. Ma non è mai veramente morta. I suoi occhi scintillanti, il volto sorridente, vivono ogni giorno negli occhi dei suoi figli. E non c'è sopruso, menzogna, minaccia, ricatto, violenza che possano deturparne l'immagine. Chi voleva ucciderla non ce l'ha fatta. Vive Maria nel racconto degli altri, nella voce della madre, nelle preghiere di Vincenzino, nei ricordi di Vincenzo. Il male non è riuscito a spegnerla. Il bene è sempre più forte, anche se non sembra. Bellissimo, è così, molto emozionante, molto toccante. Allora ti chiedo se ci racconti tua sorella e il contesto in cui avvengono queste cose. Beh, a volte sentire parlare di mafia, 'ndrangheta, cultura mafiosa mi fa sentire fuori nel primo tempo della mia vita da tutte queste cose, perché io e mia sorella siamo nati in una famiglia per bene, una famiglia, nostri genitori insegnanti, famiglia agiata, dove si parlava di valori e si cresceva bene, con le belle amicizie, con la bella vita. Io la 'ndrangheta non l'ho vista mai, perché nell'orto intorno alla mia famiglia non c'era 'ndrangheta, non era la mia famiglia, non erano i miei amici, e forse nemmeno nel mio paese fino a un certo punto della mia storia personale. Sono cresciuto benissimo. Maria si innamora del fratello della sua compagna di banco, una storia d'amore bellissima. Nando, suo fidanzato, poi suo marito, un bravo uomo, un lavoratore, un uomo per bene. È una lunga storia d'amore, si sposano, hanno figli, Maria è libera, non è costretta a nulla, esce fuori da tutta la storia della donna calabrese che ha problemi perché è calabrese. È libera, decide di sposarsi. Mio padre non voleva perché stava ancora studiando, ma decide mio padre di assecondarla in libertà. Lei si sposa, ha un figlio, continua a studiare, si laurea, si abilita, apre lo studio commerciale, seguono la loro attività di azienda agricola. E tutto al contrario, nel frattempo nascono tre figli crescono bene, educati, in un territorio molto difficile che è Rosarno, provincia di Reggio Calabria, dove una porta sì e nell'altra pure c'è 'ndrangheta, quindi molto difficile, un compito molto difficile, dicendo ai figli: tu con quello non puoi andare, tu con quello puoi andare, tu con quello no, tu con quello no. Erano più i no che i sì. Una vita tranquilla, bellissima, rapporti di famiglia buoni, rapporti di lavoro buoni. Se non che Maria, dopo tanti anni, scopre di non essere più innamorata del marito, cosa che succede in tutto il mondo. Allora lì, non direttamente la 'ndrangheta, ma quella proiezione più forte della 'ndrangheta stessa, che è la cultura mafiosa, la cultura di 'ndrangheta, inizia a farsi vedere, sentire e pesare. Maria annuncia di volersi separare, ma qualcuno si avvicina al marito e gli dice: ma tu che uomo sei? Ma tu non ti rendi conto, te la sta facendo sotto gli occhi, non hai onore, non dai onore alla famiglia, dovresti prendere provvedimenti. E così per giorni, giorni, giorni e giorni, perché lui doveva intervenire. Ma Nando, uomo buono, non riesce. Cade in una depressione incredibile. 6 maggio 2015 si toglie la vita. 8 maggio 2015 si toglie la vita.
un colpo di pistola, non ce la fa più a sopportare di essere tra l'incudine e il martello, tra il suo dolore e chi gliene vuole dare ancora di più. Per Maria diventa una situazione molto difficile, perché da quel momento in poi tutta la sua storia di libertà finisce. Finisce perché incontra il muro di cultura mafiosa, perché suo marito si è ucciso non perché era caduto in depressione, perché non accettava una separazione, ma perché era colpa sua. È stata lei con la sua libertà che l'aveva ucciso, è stata lei con le sue decisioni che l'aveva ucciso. Maria viene ostacolata in ogni cosa della sua vita e decide di andare via da questo paese che non le stava più comodo. Torna a Laureana di Borrello, il paese dove vivo io, mia madre, si porta i 3 figli. Inizia una nuova fase di vita, lascia lo studio commerciale, segue la sua azienda agricola e si rialza, perché è una donna bella, forte, cresciuta con il senso di libertà, non ha difficoltà a reinventarsi, a riprendere le energie, a riadattarsi ad un'altra situazione di vita completamente differente. Il 6 maggio di un anno dopo dal suicidio del marito, Maria si alza la mattina alle 7 per andare a condurre un lavoro in una delle sue proprietà. Lì qualcuno l'aspetta, gliela vuole fare pagare. Un tribunale clandestino in questo anno evidentemente l'ha accusata di un reato molto grave, che è la libertà. L'ha processata nel frattempo, deve solo eseguire la pena, l'aspetta lì, l'aggredisce, ha sangue, si trova sangue dappertutto e fa scomparire il corpo. In mezzo ad una strada, davanti ad un cancello, con tanta gente che passava, nessuno ha visto niente. Le telecamere di fronte al cancello non vedono, perché quella mattina non funzionavano. Non funzionavano dalla sera alle 8 della sera prima. Il tizio di fronte dice che non sa come mai le telecamere non funzionavano, ma dopo 3 anni viene arrestato, rilasciato dopo 10 giorni. E non si può dire niente su di lui, perché io ho detto che probabilmente poteva saper qualcosa e ancora non l'ha detta, e proprio l'altro giorno sono stato querelato. Ma probabilmente lui sa qualcosa e non la dice, e lo ripeto, anche a costo di prendere un'altra querela, non mi interessa. Lui disse in uno sfogo davanti a delle telecamere, perché c'erano dei giornalisti che stavano facendo un servizio, ebbe a dire: chi sta è una cosa di famiglia, usano tutti che è una cosa di famiglia. Sì, è una cosa di famiglia, e quindi io sono sicuro che lui qualcosa sa. Da allora il mio impegno, oltre a seguire tutte le vicende, a crescere i miei nipoti che in un anno sono rimasti senza mamma e senza papà e con una famiglia che non si è fatta quella di mio cognato, dalla parte di mio cognato, che non si è fatta vedere e sentire in nessuna forma, è quella di cercare giustizia, ma non solo la giustizia, quella che devono fare la magistratura, i carabinieri con le indagini, perché dovessero beccare i responsabili, i mandanti, gli esecutori. Forse non si è risolto granché la soddisfazione di avere queste facce, ma la radice profondissima dalla quale è partito tutto questo, i carabinieri e i magistrati non la toglieranno mai, nemmeno prendendo i responsabili. Là dovremmo essere noi tutti in rete, ognuno con il proprio ruolo, a fare questa battaglia civile, dicevi tu, da uomini armati della civiltà, a fare tutti quanti insieme, prima attraverso la conoscenza, questa iniziativa meravigliosa, grandiosa,
mi complimento, mi lascio a bocca aperta, la ricorderò per tutta la vita, è una cosa meravigliosa, politicamente scorretto, è una delle cose più, delle iniziative più importanti che ho mai visto, è un'arma molto forte. La criminalità organizzata ha paura della cultura e non ha paura della cultura quando le cose ce le diciamo solamente tra persone per bene, ha paura della cultura e delle parole, là quando scendiamo sul territorio e parliamo chiaro in faccia a tutti. Anche per questo nel mio cammino, nel mio percorso, ho deciso di andare a insegnare in un carcere. Ho voluto conoscere i criminali, che prima non conoscevo, i miei amici erano tutti ragazzi per bene. Ho voluto conoscere i criminali e spesso non dico che vengo meno dal mio compito di professore di scienze, ma un po' di tempo lo sottraggo per parlare con loro. Voglio conoscere perché sono criminali, è una cosa che mi è difficile pensare e capire. Perché? Perché dall'andrangheta, da tutti i mali affari dell'andrangheta, da questa solidità che ha l'andrangheta, da lì parte la cultura mafiosa. La cultura mafiosa come un virus con un'alta virulenza infetta tanta gente, infetta professionisti, infetta gente comune, infetta i vicini di casa, infetta anche talvolta magistrati, avvocati, la Chiesa, li infetta anche a loro e si crea un substrato, si crea un humus, un terreno favorevole perché poi l'andrangheta possa fare tutti i loro affari. Allora, togliendo le sostanze a quest'humus, probabilmente riusciremo anche a indebolire dalle radici l'andrangheta, il loro malaffare e la cultura mafiosa che si genera da lì. Faccio un'altra domanda. Grazie per questo discorso e per la testimonianza. Ne abbiamo avute tante, no, qua politicamente scorretto, di testimonianze, no, di persone, e me ne ricordo alcune di particolarmente emotive. Se vi ricordate Isoké, che era una ragazza che è uscita dalla tratta della prostituzione nigeriana, insomma, che a me mi fece quasi piangere come un vitello, dico quasi perché l'ho nascosto, ma in realtà. E questa è una testimonianza particolarmente importante, no, e coinvolgente, perché intanto ci racconti di una cosa che toglie tutti gli alibi possibili, no? Tipo sono terroni che si ammazzano tra di loro, no, ti riporta dentro l'anima di un tipo di mentalità che non è una mentalità meridionale, che è una mentalità di 'ndrangheta, che trova un terreno facilissimo, se volete, in un'altra mentalità che, diciamolo, è molto maschile, che è quella del femminicidio, della violenza sulle donne, che ci fa pensare che abbiamo più diritti e quindi possiamo fare certe cose. E però ci fa capire come questo cancro qui vada a colpire tutti, tutte le persone, anche persone che non hanno niente a che fare, che si ritrovano dopo un po' così. Allora, ti chiedo proprio, questa è una domanda personale, quanto coraggio ci vuole per mettersi a fare questo? Perché noi non avremo una storia dello stragismo, della strategia della tensione, del terrorismo senza le associazioni dei parenti delle vittime che hanno talmente rotto le scatole alle istituzioni e alla gente che alla fine le cose si sono fatte. E la stessa cosa, forse non avremmo questa conoscenza dei fenomeni mafiosi senza parenti di vittime, persone che sono state colpite, che si mettono lì, cambiano la loro vita e si danno da fare. Margherita Asta, penso, tutti quelli di Libera, tanti che abbiamo conosciuto qua, che hanno lavorato anche qua, eccetera, eccetera. Però ci vuole coraggio, perché siamo qui a parlare di cose che già a me farebbero impressione soltanto, voglio dire, a nominare di cose successe ai miei parenti, ci mancherebbe. E quanto coraggio ci vuole? Ce ne vuole tanto. La paura è tanta. A volte parlare in pubblico, sapere che qualcuno mi sta ascoltando, e io lo faccio per farmi ascoltare, altrimenti le avrei tenute dentro di me e confidate all'amico. E la paura viene perché in Calabria viviamo spesso in paesi spopolati, dove ci si conosce tutti. Quindi dopo aver parlato io incontro la gente, incontro facce di criminali che mi hanno ascoltato e che mi guardano
e sostenere lo sguardo a testa alta ci vuole coraggio. Anche da parte loro ci vuole coraggio, però, a confrontarsi con me o a querelarmi quando dico qualcosa che inizia a diventare scomoda. Però il coraggio è faccio un bilancio, ci vuole più coraggio a parlare, a dire le cose, a fare questa battaglia, o ci vuole più coraggio a non farla e a lasciare tutto com'è, a subire e a vedere i miei figli, i miei nipoti e tutti i ragazzi e le ragazze alle quali voglio bene, lasciargli questa condanna. Io ho paura a lasciare questa condanna. E chi di noi non avrebbe paura a lasciare un male ai figli? A lasciare i figli in una situazione impossibile, aprirgli la porta, buttarli in mezzo a una strada e dire basta, ti abbandono, vattene. Questo è peggio, non reagire. Ecco dov'è la forza. Non reagire è come buttare i figli fuori di casa, all'acqua e al vento, senza un futuro, senza la possibilità che loro in qualche maniera possano avere una strada segnata. E in questo trovi il coraggio, perché non è vero che non c'è paura, la paura c'è. Io giorno 25 sarò all'Imbadi, il luogo dove è scomparsa Maria, perché nascerà proprio lì all'Imbadi e l'Unirimi, verrà inaugurata l'Unirimi, università della memoria, del ricordo e dell'impegno, in tre palazzi confiscati ai Mancuso, una delle cosche più potenti dell'Europa, una delle più ricche. Lascerà questa università dove si faranno dei corsi, dei seminari anti-ndrangheta, formativi per docenti, per la società civile, per gli studenti, eccetera. E questi tre palazzi, questo è un messaggio molto forte, per la prima volta un bene confiscato in quella provincia viene utilizzato per contrastare la criminalità organizzata. Verrà intitolata Rossella Casini, una studentessa che è fiorentina, che trovandosi, innamorandosi di un ragazzo di Palmi, appartenente ad una famiglia di mafia, voleva tirarlo fuori dall'andrangheta, dalla mafia. Allora la famiglia se l'è fatta fuori. Verrà intitolata Rossella Casini. Il palazzo verrà intitolato, uno dei palazzi, al 21 marzo, in ricordo di tutte le vittime innocenti di criminalità organizzata. Un altro, sono tre i palazzi, a Tita Buccafusca. Tita Buccafusca era la moglie di un mancuso che aveva iniziato a collaborare con la giustizia, aveva stilato il verbale. Prima di firmarlo viene fatta suicidare con dell'acido, perché la sua bocca si doveva sciogliere, non doveva parlare. Il terzo palazzo verrà intitolato a Maria Chindamo, a mia sorella. Grazie di tutto questo. Poi ne avremo ancora da chiedere, che mi fa pensare un paio di cose. Uno, che penso che l'anno prossimo, e noi siamo qua, se volete venirci a raccontare cosa fate là, penso c'è qua l'assessore, credo che siamo ben... O anche venite voi. Noi veniamo di sicuro, è chiaro, intanto ci rendiamo disponibili a venire. E l'altra cosa è questa, in effetti, quello che dobbiamo riuscire a capire molte volte, pensando agli eventi criminali, è che sono come dei cerchi concentrici, no? Che vanno a colpire delle cose che ti sembrano così lontane. Se ti fermi al giallo, c'è il morto, e poi c'è il detective, e poi c'è l'assassino, è finita lì. Io ho imparato, occupandomi un po' di queste cose, anche in altri settori, che in realtà esiste un cerchio concentrico, perché tu vai a colpire una donna e poi vai a colpire anche i figli, per forza, perché... E poi vai avanti, eccetera. Allora è questo che dobbiamo riuscire a capire, no? È questo che ci dovrebbe fare paura, che succede una cosa da qualche parte, poi sappiamo che succede anche qui, e in realtà si allarga e va a colpire tutti. E da questo punto di vista, proprio quello della vastità, io ritorno un po' all'aspetto internazionale di tutto quello che stai raccontando, dell'importanza, perché appunto il titolo è molto statale 106. È come se io vi dicessi, scrivo un libro che si chiama Via Bulzamini Mordano. Cioè è una stradina, no? Voglio dire, sono mica tantissimi chilometri, e ce lo racconti chilometro per chilometro, quindi con una impostazione locale proprio, no? Passo dopo passo, io vi dico numero 2, numero 3, il bar di Gigi e così via.
però stai raccontando una storia che è una storia globale, mondiale. Questo aspetto, soprattutto a uno che viaggia, conosce, fa e ha una dimensione no internazionale, la tua, di investigazione, questo aspetto è particolarmente importante in questa storia? Sì, penso che sia fondamentale perché, allora, in realtà l'idea è nata mentre stavo a Hong Kong nel 2014, ci sono state delle proteste che sono state poi, diciamo, le fondamenta delle proteste attuali. Allora erano molto più pacifiche e però mentre seguivo queste proteste, contemporaneamente facendo anche il cronista di Nera in Italia, mi sono reso conto che c'era una indagine appena conclusa della Procura di Milano che riguardava un clan di un paese che si affaccia sulla Ionica, sulla Statale 106, e che attraverso un caso molto complesso di riciclaggio di denaro sporco arrivava direttamente a Hong Kong. E quindi mi sono trovato in questa situazione completamente surreale, perché mi è sembrato che due parti diverse della mia vita collidessero esattamente lì, in quel momento lì. Cioè, stavo seguendo queste proteste e contemporaneamente a due isolati di distanza c'era un palazzo nel quale in teoria si sarebbero trovate delle finte società, perché poi appunto di questo si trattava, sono solamente degli indirizzi con delle targhette, che stavano riciclando del denaro, parliamo di qualche decina di milioni di euro, proveniente dalla Calabria, dal traffico di cocaina. E lì ho capito, cioè, oddio, questi stanno perfino a Hong Kong, o comunque sono riusciti ad arrivare e a utilizzare la legge molto, molto lasca, perché insomma Hong Kong dal punto di vista della fiscalità è uno dei posti più liberi del mondo, e sono riusciti ad utilizzare persino con tutte le barriere culturali, con tutte le barriere di linguistiche, ovviamente, persino questo posto per riciclare del denaro. Allora lì mi sono detto, bene, proviamo a ripercorrere tutta la strada e vediamo cos'altro viene fuori. È venuta fuori appunto l'Australia, è venuto fuori il Canada, che ha una, ahimè, una tradizione ndranghetista risalente. Vengono ritrovati già negli anni 70 c'è un caso fenomenale, che è l'omicidio di questo Paul Violi. Paul Violi aveva un bar a Montreal, si chiamava il Bar Reggio, e gli investigatori riescono a mettere le microspie. Lui viene ucciso nel 76, ma nel 74 si scopre che c'erano delle telefonate e degli incontri al Bar Reggio di Montreal per decidere degli appalti che in realtà attraverso un piano di finanziamenti di Stato riguardavano la Statale 106 e questo immenso impianto industriale che si chiama Liquichimica Biosintesi, che ha funzionato solamente per due giorni, è costato miliardi di lire e è rimasto inattivo. Ebbene, si parlavano la Calabria e il Canada per decidere come disporre di questi finanziamenti di Stato. Quindi, come dire, loro si sono iperglobalizzati. Se non ragioniamo anche noi in questa logica globalizzata, non riusciremo a venire a capo del problema, ecco. È vero. Io mi ricordo che una volta, un po' di anni fa, ero andato in Australia per un incontro con il centro di cultura eccetera eccetera, quindi che aveva tutt'altro a che fare. Poi mi ritrovo lì con una ragazza che è una lettrice di italiano, che ha fatto la sua tesi, era una ricercatrice, era calabrese, su storia di 'ndrangheta, e si ritrova chiamata come consulente dal governo australiano proprio per spiegargli cos'è sta roba, perché non lo sanno, non riescono a capirlo, non avevano, credo, neanche allora una legge sull'associazione mafiosa, sull'associazione di criminali, per cui tre persone insieme sono tre criminali. Figuratevi capire questa cosa qua, che, come abbiamo detto prima, gli anticorpi, no, siano diversi eccetera, avevano in casa da un sacco di tempo, come tutti, no, da sempre. Dobbiamo proprio pensarla, quali strumenti mancano
agli altri, perché noi un po' l'abbiamo capita, no, questa cosa qua, però se non, se non ragioniamo a livello internazionale non riusciamo ad uscirne fuori. E gli altri cosa ne sanno di questa roba qua? Allora, in Canada c'è un problema vero, nel senso che c'è il reato di associazione a delinquere, ma non c'è l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Questo ha reso il Pacifico Canada per tanti versi una preda ideale per la 'ndrangheta e anche per altre organizzazioni criminali. Quando sono stato in Canada per fare ricerche, un capo... allora, prima ho incontrato due investigatori della Royal Canadian Mounted Police, cioè le famose giubbe rosse, sono diventate sostanzialmente una sorta di FBI canadese. Loro hanno condotto questa operazione che si chiama O'Phoenix, nella quale per la prima volta hanno messo la parola 'ndrangheta all'interno di un procedimento incardinato presso un tribunale canadese, presso il tribunale di Toronto. Però, come dire, anche loro avevano avuto bisogno di una consulenza italiana, cioè c'erano stati degli scambi con degli investigatori, dei carabinieri italiani che erano andati a Toronto a spiegare un po' il fenomeno. E quindi gli investigatori, questi due investigatori che ho incontrato della Royal Canadian Mounted Police, uno è di origini italiane, non posso dire di più, però diciamo insomma che capisce il dialetto, l'altro invece è assolutamente canadese, e hanno dovuto trovare familiarità con dei termini che per loro erano completamente alieni, perché poi la 'ndrangheta ha un'organizzazione, ahimè, molto gerarchizzata e anche molto precisa. Quindi familiarizzare con termini come maestro di giornata, che è questa figura che sostanzialmente è incaricata di portare i messaggi in giro e quindi portare gli ordini, o con altri gradi come il mezzo quartino o il santista, per loro era chiaramente molto complicato. E quello che mi hanno detto è stato: guarda, quando si tratta di bande di strada mettono i colori in un certo modo e quello si capisce, è ostentato, però noi per riuscire a ricostruire un organigramma di questa struttura abbiamo avuto bisogno di anni di fotografie. E quindi in definitiva sì, ci sono degli enormi sforzi di coordinamento tra le forze dell'ordine che stanno andando bene. C'è stata un'operazione che si chiama Pollino, che si è conclusa nel dicembre dell'anno scorso, che ha portato degli arresti tra Belgio, Germania, Olanda, Calabria e altre regioni d'Italia, e poi anche in America Latina, e lì è stato un grandissimo sforzo tra varie polizie che sono riuscite a parlarsi. E poi però, come dire, per una di queste operazioni ci sono tanti altri casi che invece attraverso una scarsa comunicazione diventano dei fiaschi molto spesso. Sono qua, è una cosa su cui riflettere, perché se ci fermiamo, no, ad un livello locale poi non riusciamo a capire il problema. È bello sapere che oltre, no, non è che l'abbiamo inventata noi la mafia, voglio dire, c'è un sacco di altre cose, però di solito ci danno, no, questo onere, no? Abbiamo inventato la mafia, vabbè, quella non l'abbiamo inventata, però sicuramente abbiamo sviluppato l'antimafia, voglio dire, siamo riusciti a lavorarci abbastanza su questo, ed è bello andare da un'altra parte e spiegargli cosa sta succedendo. E torno un attimo a noi, che è su questo. La cosa che mi ha colpito è proprio quella: parliamo di mafia, ma contemporaneamente di 'ndrangheta, parliamo di mentalità, parliamo di testa, di persone che arrivano fino a questa cosa. Come riusciamo a raccontarla questa cosa qui alle altre persone che le cose non le sanno? Perché raccontare di mafia, dire 'ndrangheta, il boss mafioso non vuole che fai questo perché questo, e va bene, questo riusciamo a capirlo, però noi dobbiamo riuscire a raccontare anche queste sfumature che entrano appunto in una società che poi è tutta l'Italia, in una testa che è quella dei maschi, eccetera, eccetera. E come riesce a raccontarla questa cosa? Non è facile, perché bisogna essere sul luogo e uscirne fuori,
e osservare per poterlo capire. Perché soprattutto fino a un po' di tempo fa, quando gli ambienti erano abbastanza chiusi, quando si cresceva nella via di casa, soprattutto nei paesi dove si è sviluppata poi l'andrangheta, nelle vie di casa, non si aveva il confronto con nessun'altra mentalità di un posto a 100 km più in su o più in giù, dove il confronto era solo con il parente che veniva d'estate, si passava, si andava a mare insieme, ma era poco. Laddove non c'è confronto, laddove non c'è conoscenza è delicatamente fatta assaporare, allora c'è un'ignoranza nel senso proprio stretto della parola. Io ignoro che possano esserci delle cose più belle di quelle che sto vivendo io, e quindi cresco da piccolo con mio nonno che mi dice delle cose a me e a mio padre che dice delle cose a me, io che le dico a mio figlio e mio nipote, e così si tramanda un normale senso di un disvalore che è quello. È difficile, ma il normale senso di disvalore in un contesto dove non c'è confronto, in un ambiente chiuso, diventa il valore. All'interno di quello certo ambiente è un valore. Un papà era orgoglioso di avere la figlia vergine fino al matrimonio, è un valore. Un papà era orgoglioso che la donna stava a casa mentre magari, ecco, già ai tempi dei miei nonni la donna che andava a studiare era la puttanella di turno che se n'era andata. O anche una vita matrimoniale tutta intera fino a che la morte non vi separi era un valore, non è un disvalore. Diventa disvalore quando si confronta con delle realtà che sono diverse, ma la realtà diversa non tutti sono pronti a conoscerla, perché a volte viene erroneamente imposta, non fatta semplicemente conoscere, è assimilata. Ed è difficile questo, il disvalore che nasce dall'andrangheta e va a distruggere quello che può essere anche un valore meridionale, di cultura meridionale, che ha il suo valore. Io sono meridionale e per me è un valore essere meridionale, non me ne vergogno, ne vado orgoglioso dovunque mi trovo, mi sento orgoglioso di essere meridionale, calabrese, e se riesco in un certo discorso metterci anche la parola in dialetto è bellissimo per me, è bellissimo. Ma la cultura mafiosa tende a distruggere la cultura meridionale bella, buona, e prenderne il posto, facendo passare quella mafiosa come cultura meridionale. No, la cultura meridionale è un fatto, evoluta o arretrata per quanto possa essere, la cultura andranghetista che infetta la cultura meridionale è completamente un altro discorso. La soluzione a tutto questo, a fermare questa infezione, l'antibiotico che può essere somministrato alla società per combattere questa infezione, è la conoscenza. Infatti citavo prima questa università Unirimi, nata in uno del cuore dell'andrangheta, che ha la cultura peggiore, Limbadi, Rosarno, dove c'è l'onore in senso negativo, il disonore. Vedevo un libro
nella bancarella qui di Dina Lauricella, il codice del disonore, che adesso, proprio ieri c'è stata la prima puntata, il 25 mi sembra che c'è l'altra, Disonore il padre, su Rai 3. Lei ha fatto un percorso molto bello di conoscenza di questo fenomeno, ci siamo incontrati tante volte con Dina, proprio dal punto di vista antropologico, non il fatto di cronaca è conosciuto, e come dicevi la donna, una persona viene uccisa, c'è il killer, c'è il movente, punto. Ma qual è ciò che genera tutto questo? E qual è la brezza di cambiamento che in questo momento in Calabria forse si sta muovendo? Parte dalle donne, spesso parte dalle donne, spesso parte dalle scuole, inizia a partire anche dalle istituzioni. E Antonio citava il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il programma di allontanamento dei minori dalle famiglie di 'Ndrangheta. Mi va di citarne un altro che sto conoscendo, al quale in qualche misura sono stato anche coinvolto, è la Questura di Reggio Calabria, Questore Vallone, quindi Polizia di Stato, non un'associazione, Polizia di Stato, ha stilato un programma che si chiama 'Ndrangheta, progettiamo una città senza crimine, un programma bellissimo. Sono state prese una serie di istituti grossi con 1.000-1.200 studenti e sono stati fatti dei programmi, 5, 6, 7 incontri sui temi principali dove la criminalità organizzata fa danni, violenza sulle donne, la corruzione, racket, l'usura, eccetera, con una serie di ospiti autorevoli, vittime e magistrati, forze dell'ordine, opinion leader, diciamo, che potevano parlarne ai ragazzi, ed è stata fatta questa formazione continua. Polizia di Stato, che prende un'iniziativa all'interno delle scuole per far diventare dottrina, pedagogia di crescita la nuova generazione e seguirla, perché a quanto dicono loro sarà un programma che tutti gli anni poi verrà fatto nelle scuole. Questo, eccomi qua. Allora, purtroppo io continuo a guardare l'orologio che ho qua, siamo anche qui, ne avremo tantissime da chiedere e da sapere. Io vi ringrazio perché ci sono dei momenti in cui, faccio una considerazione personale, mi manca lo spazio che avevo in televisione, la maggior parte delle volte no, perché era una fatica, però mi manca perché se avessi ancora quello spazio lì farei una puntata che si intitola Statale 106, guarda, e la farei con lui ovviamente, mica da solo, perché è uno splendido modo di raccontare un insieme di cose, una attaccata all'altra, che sappiamo che c'entrano, ed è una meravigliosa, insomma, formula narrativa, complimenti, quindi mi sarebbe piaciuto farlo, vabbè, magari se un giorno capita lo rifacciamo. E poi sicuramente avrei fatto, nonostante ci sia ancora tanto dal punto di vista giudiziario, da sapere, da capire, tutto quello che vuoi, però avrei fatto una puntata su Maria, perché è una storia questa qui veramente da raccontare. E concludo intanto ringraziandovi di tutto, e poi tutte le volte che parliamo di queste cose, poi vedi, no, questo mostro enorme, io mi sento sempre un po' male, poi sento parlare così e mi sento un po' meglio. Quindi grazie, grazie, e a tra 5 minuti. Grazie mille ad Antonio Italia, grazie mille a Vincenzo Kindamo, grazie a Carlo. Adesso volevo ringraziare Concetta Bevacqua, assessore alla scuola, ma soprattutto alle pari opportunità, perché Vincenzo Kindamo è qui per una testimonianza all'interno di Politicamente Scorretto, ma anche per una testimonianza per le pari opportunità. Infatti adesso lo rapiamo e lo portiamo a fare una foto davanti alla panchina rossa che abbiamo inaugurato stamattina alle 10 in un parco di Casalecchio dedicata simbolo della violenza contro le donne, simbolo della nostra lotta delle pari opportunità della violenza contro le donne. E quindi adesso
diamo il tempo a Carlo di fare su, di fare un po' di ginnastica, e segue l'ultimo panel, che è il ricordo, il doveroso ricordo ad Andrea Camilleri, visto che quest'anno è scomparso, che faremo insieme a Lorenzo Fazio e a Paola Daniela Giovannelli tra pochi minuti, quindi 5 minuti di passaggio e poi l'ultimo panel. Grazie.